E benvenuti bonzi bonzi in una notte piovosa su Terraria, dove la guida e l'infermiera giocano a sasso, carta, forbice. Ma a noi non ci frega di questo perché ho fatto shopping gustoso. Allora, questo signorino, se lo spostiamo in una zona cimiteriale che potete fare con le lapidi che droppate, perché dai, chi è che non le droppa su Terraria? Qualcuno schiatta sempre per forza. Potete comprare questo quad barrel shotgun, che se non siete familiari con l'inglese ve lo traduco io che cos'è. Questo qua è un fucilone a quattro canne che spara quattro colpi tutti storti, però è letale in piccoli posti. Che ne so, per esempio un alveare nella quale potremmo combattere la Queen Bee come prossimo boss. Potrebbe essere letale lì. O con dei proiettili che rimbalzano sui muri, che faremo? Poi, inoltre, ho comprato, sempre da questo uomo, il Mini Shark, che spara veloce. È come la minigun, però a forma di squalo. Spara così veloce. Ed è anche molto carino. Poi ne ho comprato un altro di Mini Shark e ho fatto lo Star Cannon, che è uscito Hurtful. Hurtful significa che fa male. Lo Star Cannon spara le stelle. Queste qua che abbiamo, 2,46. Piu! 2,45. Ecco, ne ho sprecata una per dimostrarvelo, ma ne devo trovare un'altra. Le spara molto lontano, passano attraverso i nemici e fanno un botto di danno. Solo che non so come i proiettili che possiamo comprare da sto signorino, che ne compri quanto ne vuoi per 6 copper, ma sono molto rare perché dobbiamo aspettare la sera che cadono e ne possiamo prendere tipo 4, 5, 6, 7, 8, dipende da quanto uno le farma a sera. Quindi me le terrei un po'. Inoltre dal mercante travellante, quello che arriva e gira, ho comprato questa cassa di munizioni che ho messo nella piggy bank, così ce l'abbiamo sempre a portata, dipende da dove andiamo, e questa riduce la possibilità di sprecare munizioni del 20%. Grazie anche al 20% di questa nostra armatura. È un po' gustosa come cosa. Quindi abbiamo sto 40-ish circa per cento di chance di non sprecare munizioni. E direi che in questo episodio ci dedichiamo alla giungla. Perché se guardiamo sulla mappa, la giungla è questa qui, sta tipo questa. Ed è inesplorata, sotto non ci abbiamo trovato niente. Ma com'è possibile? Io devo andare là e devo trovare tutto. Quindi adesso mi avvio, mi troverò lì in quella giungla, beverò. Ah, inoltre ho trovato sto signore qua che vende, che fa un evento, oh, stelle, stelle, del quale parleremo più avanti nel gioco, perché ora non mi sento pronto. Però ci vediamo nella giungla, giuro. Vi avevo detto che ci saremmo visti nella giungla, ed eccoci qua, la giungla, dove il nostro passerotto sta già aggrando nemici che non dovrebbe aggrare. Però con sto fucilone, guardate come è scarso a distanza, ma vicino se non ti blocca. Cioè, è stato più buono a distanza e da vicino stavolta, però vabbè. Esploriamo questa giungla. Io direi che ci poppiamo questa pozione. Ah, qua inoltre mi sono filtrato tutto il meteorite, me lo sono mangiato tutto. Rimangono solo sti pochi blocchetti, ma vabbè. Ecco qua, prendiamo questi. Vediamo cosa ci offre questa giungla. La giungla è brutta da navigare perché è piena di liane. E quindi dovete stare sempre con qualcosa in mano che ve le toglie. Così illuminate, potete vedere. Perché le liane bloccano la luce su Terraria. E così col picozzo, vedete come le tolgo e faccio un po' di luce. E inoltre la giungla sotterranea, come tra poco vedrete, è piena di simpatici mostri che sono pronti a distruggervi l'esistenza. E non ci possiamo fare niente a riguardo, ce li dobbiamo tenere e basta. E ci stanno pure le spine, perché non basta? No. Poi ci stanno sti alveari che fanno cadere le api, che vi pizzicano e fanno male pure loro, maledette. Però giungla distruggendo sti cosi è il posto ideale per fare delle esche, per prendere le esche. Guardate però, c'ho l'inventario pieno, guarda tu le torce della giungla, ma che mi servono queste cose, maiettale. Ecco, mo lo provo a prendere, ecco qua, ecco il Groby. Questo qua è il Groby, c'ha 15%, ce ne stanno altri due, diciamo, so esche speciali, una è una Ciamma Rochella, una lumachina quindi. Per chi non lo sa, Ciammaruca è dialetto per lumaca. Però
Però non ho mai capito se è lumaca quella col guscio o se è... cioè, quindi la chiocciola, credo. O se è quella senza guscio. Però vabbè, non stiamo qua a parlare di questo. Non fatemi divagare in parlare di ciammotte. Ecco qua. Poi, qua abbiamo questo e faccio pure il mini shark. Vedete come spara veloce. Se si levasse da là sotto magari sarebbe molto più facile da far fuori. E ecco qua, questo è uno dei mostri della giungla. Una pianta che vi mozzica, che è molto... c'ha tanta vita, insomma. C'ha tanta vita. La giungla è buona per chi vuole fare il maghetto, anche. C'ha una buona armatura per maghi e buoni drop per maghi sempre. Quindi non è male. Però offre anche chance per altre classi con crafting vari. In più c'ha uno degli uncini più buoni per l'early game, per l'inizio del gioco. E in più abbiamo trovato anche due cuoricini che io mi prendo perché non posso prendere, che c'ho lo spazio pieno, mannaggia a me. E sti inventario pieno, che comunque c'ho un sacco di cose che potrei togliere, ma non lo faccio. Non mi chiedete perché. Qua sta un blue slime che vuole un po' di schiaffetti. Qua che c'abbiamo, ok, una mazza. Questa è simpatica se siete melee e siete all'inizio, perché fa dannini, ma sinceramente al nostro Metal Mafia non interessa. Buttiamo pure le esche, le ragnatele, gli shuriken. Ah, e inoltre voglio fare quella cosa che ho detto, che metto il porcello, poi lo prendo, metto un attimo questa qua, tasto destro, carichi, la rompi e la rimetti dentro. Quindi abbiamo questo bonus di 10 minuti, che sono tantissimi, di non consuma munizioni. E anche il mini shark c'ha il suo, quindi se usiamo il mini shark probabilmente potremmo sparare un sacco di proiettilini. La giungla è infestata da cose che avvelenano. Perché è una giungla, giungla, serpenti, veleno, no? Fatemi prendere storo. Quello era un pungiglione che mi è volato a fianco. Il pungiglione lo sparano i hornets, i vesponi sarebbero. Sti maledetti qua, che fa un botto di danni di suo e in più va velena. Quindi quando ce ne avete due o tre assieme che vi iniziano a tirare sti cosi, ecco, sappiate che non ci sta tanto da fare. Limitatevi a morirci. O vi fate uno scudino. Ah no, quel signore che ho trovato random, del quale non mi interessa, è stato fatto fuori. Peccato. Vabbè, quello comunque ci servirà più avanti nel gioco. E ricordatevi che i vostri abitanti del villaggio, ogni... mi scavi invece che sparare, grazie. Ogni volta che... una fatina. Ogni giorno che ci avranno una casa libera torneranno se sono schiattati. Quindi non vi preoccupate. La fatina geniale mi porta a sta cesta che ho visto da 40 minuti. Queste sono fatine che appaiono e vi portano dalle ceste o dai cuoricini, dipende da cosa ci avete vicino. Ma questa è stata molto utile, ci ha portato qui. Una cosa che vedevo da prima. Un po' di tossina, la pozione arcidi ce la beviamo perché non mi frega. Boomstick, questo è un micro... questo, cioè lo potete trovare, ma fa lo stesso effetto del fucilozzo che già abbiamo, solo che fa meno danni. Però io lo prendo perché a me piace prendere cose, e quindi lo prendo. Vedete? Spara 3 colpi, il nostro ne spara 4. E niente. E lì c'era una doppia trappola che mi ha distrutto. Mi ha distrutto l'esistenza questa doppia trappola. E a me è dispiaciuto un po', perché io stavo lì ad aspettare e mi sono beccato quella freccia. Comunque, mo torno nella giungla. Allora, sto qui e mi sono pure bevuto delle pozioni, perché così non ci muoio come uno scemo. Quello che vogliamo cercare noi nella giungla sono sti cosini qua, ste piantine tondine che fanno una lucina per materiali vari che potranno mai servire. Cioè, io non credo ce ne faremo mai niente in questo playthrough, però anche perché siamo ranged, quindi della giungla ce ne frega un po' poco. Però sono tra le cose più buone, potete cercare inoltre anche questo oggetto, Nature's Gift, buttiamo questo. Ecco, si chiamano Jungle Spores, sono spore della giungla. Le spore sono le cose dei funghi, no? Vi servono queste, le liane che vi droppano quelle piante lunghissime e i pungiglioni che vi droppano queste simpatiche pette che vi sparano in faccia. Ecco, io mi poppo l'altro cuoricino. Stiamo a 380,
La vita massima ottenibile con questi cuori è 400, quindi ne troviamo un altro e stiamo a cavallo. E stiamo a full vita proprio, che potremmo mai desiderare in early, in... come dire... Aia, mamma mia, 100 di vita, oh, però 100 gold. Altro che 100 di vita là. Ecco, vedete quando cadono gli alveari, si fanno ste vespine qui, che sono difficili da acchiappare. Avvelenano e fanno un botto di danno perché stiamo in master mode, quindi vabbè. Se cadono in acqua però non succede niente, perché a ste apine l'acqua non piace. Mi curo, perché se no ci schiatto. Cercate di vedere sempre dove è illuminato in giungla, perché è sempre o una di ste piantine o uno di quei tempietti. È sempre roba buona da avere. Certo, non vi fate cadere in testa i blocchi perché fanno male. Non è come Minecraft che fa la sabbia quando vi cade addosso, fa male solo quando vi seppellisce. Qua fa male tutto sempre. Terraria è tutta una scusa per far male a chi ci gioca. Ecco qua. Vediamo un po'. Sti slime poi sono una cosa proprio terribile. Però droppano pure loro i pungiglioni, è vero. Me l'ero scordato di dirlo. Ci sono tante piantine che io andrei a ricercare, ma noi non servono tendenzialmente. Noi stiamo qui per altri motivi. Uno è il coso, l'alveare. L'alveare gigante nel quale si combatte il prossimo boss, ovvero l'ape regina, la Queen Bee, che è ovviamente pure lei, come sti simpatici aperottoli che ci abbiamo in giro. Molto fastidiosa. Molto molto fastidiosa. E qua abbiamo un bioma di granito, che è un bioma speciale, come quello di marmo praticamente. Un sub-biome, mini-biome, chiamateli come vi pare, che è molto buio perché a quanto pare il granito su Terraria è blu. E non lo so di che colore è in realtà. Boh, forse è sempre blu. Boh, vabbè, non ci interessa. E c'ha dei... delle casse dentro, sì, nelle quali avete le stesse chance di trovare roba delle casse normali che trovate sottoterra. Mo cerchiamolo al volo. È molto lineare come bioma pure, stanno pure le ferrovie che vi ci portano. Quindi se trovate le ferrovie sottoterra, il mio consiglio è di prenderle sempre. Al massimo vi portano nella lava e ci schiattate. Però come vedete il bioma di granito è molto scuro. Mi ricordo che prima sembravano più chiari e luminosi, ma invece da quando li hanno fatti più grossi... Oh, questa la vorrei prendere. Questa la vorrei prendere perché ci droppa quelle stupidaggini che non ci servono... Aia, 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 aia. Attenti che sti cosi passano attraverso i muri, ci droppa quelle stupidaggini che non mi dispiacciono. E questi c'hanno un botto di vita, c'ha 300 di vita sto signore qua, E si può scudare rendendosi invulnerabile, droppano granito. Però possono anche droppare... Le corde non ci serviranno più. Possono anche droppare l'elmetto di visione notturna, che non è... cioè, se vi dico elmetto di visione notturna, voi chissà che vi pensate nell'elmetto che vi fa vedere al buio. No, vi fa vedere un po' più luminoso. Quindi niente di eccezionale, ecco. L'avevo schivato, sto sasso, mannaggia a me, porca miseria. Ai. Vabbè, mo ritorno un'altra volta. Ok, sono tornato, recupero i miei soldi. Adesso non recupero niente con questa cosa qua. Ok, eccoli qua. È arrivata sta fatina che ovviamente mi porta alla cassa che sapevo che stava qua. Grazie mille. Però una Band of Regenerations, questa è simpatica perché vi rigenera poco poco la vita ogni tanto. E secondo me è comoda. Cioè, tutte le cose che vi tengono in vita più tempo possibile su Terraria fanno sempre comodo. Sempre, sempre, sempre comodo. Quindi sfruttatele. Ecco qua, mettiamo un'altra cosa e mi riprendo questa. Inoltre, non so se avete notato, ma mi sono svuotato un po' l'inventario, che ce l'avevo pieno di cose che non usavo. Tipo tutte le armi. Ah, potrei usare questa per togliere le liane, che fa un rumore micidiale, molto fastidiosa, però almeno le toglie pure lontano. E la potrei usare pure come arma, perché così non spreco i colpi. Ma vabbè, questa è la vita di chi fa la classe Ranged su Terraria. Dovrete pagare fior di quattrini per i colpi, perché così è. E così e basta.
Vorrei un alveare, però. Io vi volevo trovare l'alveare qua per farvi vedere un po' come funziona la peregina, tutto. Magari pure ficcarci un combattimento qua veloce, no? Che dite? Vabbè, facciamo così. Noi ci rivediamo quando io ho trovato l'alveare, eh? Così non mi posso sbagliare, non posso dire ma ho fatto troppo, poi la peregina alla fine. No, no, no. Noi ci vediamo lì. Allora, ho trovato un po' di pozioni intorno a ste ceste, una che sta più di là. E sta tizia che sta qua sotto è una delle cose più rare che vi può capitare. Infatti la segna pure il nostro oggettino, Lost Girl. Uno quando la vede ci si avvicina per sicurezza, ma in realtà è una grande fregatura, perché poi vi inizia a attaccare e vi vuole fa fuori. Però è una delle cose più rare che ci serve, perché a noi ci serve molto sta cosa. C'ha un sacco di vita, perché c'ha 900, perché sia master, expert, bla bla bla. Però col mini shark, con un po' di tempo, magari tipo una decina di minuti, no, ti prego non arrivare, la fate fuori. Ecco, aspettate, ecco, quasi fatto. E ecco qua, tadam, droppa un sacco di soldi e il metal detector al 100%. Questo qua una volta non era un 100% drop rate. E tu dovevi sempre trovare sta tizia, fa tutto sta tiritera qua. Per un po' di fortuna per trovare sto coso. E il metal detector vi dice le cose che ci avete vicino, le rarità. Quindi infatti mo ci sta a segnare questo life crystal. Però ci sta a segnare pure questa web stylist qua intorno. Quindi c'è un bioma ragno. Mo queste sono cose che io so, però vabbè. Prendiamoci l'ultimo cuore. Ecco che io questo volevo. Via sto silver. Via proprio. Ok, torno a cercare l'alveare. Ok, abbiamo trovato l'alveare. Però ci stanno delle cose che vi devo dire. Siccome mi ci è voluto un po', diciamo, a trovare tutto quanto. Ecco, c'è stato un aggiornamento di Terraria. E hanno cambiato un po' di cose. Ho letto un po' il volo. Tipo l'armatura che abbiamo, la fossil è un po' meglio. Per quello che ci riguarda adesso, l'armatura che abbiamo un po' meglio. Sto fucile fa schifo. I proiettilini meteora che ho fatto per l'ape li hanno resi un po' meglio. E altre cose per ora possiamo tenere a bada. Però vi volevo dire che arrivando qua, qua ci stava il cosino per spawnare l'ape. L'ho rotto per sbaglio e quindi ho dovuto fare i miei, quindi ho dovuto farmare un po' e trovare un po' di cose per farli. Però non fa niente, è come se non avessi fatto niente perché non l'ho ammazzata, me ne sono andato. Quindi è ancora tutta roba nuova. Tutto nuovo, tutto quanto, abbiamo vita max, mana non ci interessa. Le nostre pozioni, vediamo se ce l'ho tutte, sì ce l'ho tutte quelle che servono. E direi, mettiamo qui questi proiettilini. Penso che useremo il mini shark più di tutti, eh. Poi vediamo l'equipaggiamento. L'ho cambiato, ho messo questa qua che ci fa curare, perché c'avevo il coso che fa scava più veloce, non ci serve. Poi ho cambiato questo, questo. Questo è l'oggetto che non vi fa danno dai blocchi roventi. Si fa con 20 ossidiane, ma per ora non serve. Lo vedremo all'inferno quando serve. E ho messo questo qua, quindi niente, mo dovrebbe essere tutto giusto. Quindi tutto al top del top. Premiamo B per i nostri buffs. Voglio togliere sti tre blocchini, che la nostra apina regina è un po' fastidiosina. Ah, questa è una lanterna cuore. Visto che i cuori non ci servono più per la, per la vita, con 4 catenelle si fa sta cosa che aumenta la rigenerazione. Quindi abbiamo rigenerazione data dal cuore, dal campfire, dalla pozione e dal miele. Perché se entrate nel miele vi dà 20-30 secondi di rigenerazione. Quindi io adesso farei tipo così e mi preparerei a saltare, perché la Queen Bee si salta. È roba che si salta questa, è roba da saltare. Ecco, vedete come si salta? Togliamo la minimappa, che contro il boss non mi piace mai averla. È un fight particolare quello con la Queen Bee. È un po' strano come fight. Si fa aiutare da ste vespine, avvelena come una dannata. Gira intorno in maniera stupida. Mi sono fatto colpire come un babbaleo lì. Ve la dovete gestire, giostrare un po' voi a girarla attorno. Proviamo, sa, questo qui. Vediamo come si pone. Che spara più colpini, magari dà un po' più fastidio. Sì, dà un bel po' più fastidio alle apine. Perché le apine quando le mette sono problematiche. Quando fa così, che carica, saltate. Saltate, scavalcate. Dovrebbe fare 3 o 4 massimo. Dopo un po' si incavola. Proviamo, so, questo qua, che è stato appena nerfato.
Cioè, io mi sono impegnato tanto per prendermi sto fucilozzo, perché l'ultima volta che ce l'ho usato contro era una mano santa. E mo me l'hanno proprio nerfato. Mo quando fai così ti sparo proprio queste e ti fanno un bel po' di danno. Questo è lo Star Cannon, ve lo ricordo, che è un'arma che non ho mai utilizzato io, praticamente. Però secondo me è figa. Ora, facciamoci un bagno nel miele ogni tanto, perché lei avvelena. La rigenerazione ce l'abbiamo, per carità, ma è poca. Quindi io direi che mo mi poppo una pozza. E il bagno nel miele aiuta, perché con sto veleno che vi mette, sia lei che le apette, è molto fastidioso e vi può buttare giù senza che ve ne accorgete. Io vi direi di sta sempre sui 300 circa di vita, o 200 se siete più cattivelli, eh. Ma questo poi lo capite da soli. I proiettili meteoriti li ho fatti perché perforano e rimbalzano. Quindi qua dentro lei viene colpita praticamente sia che la chiappo col primo colpo o col colpo di ritorno. Quindi bene o male le botte se le becca sempre. Se avete già lo scudo di Cthulhu, il suo dash, sta cosa quando si arrabbia, la potete parare anche tirandole addosso con lo scudo, se siete bravi col timing. A volte riesce, a volte no, dipende da come li fa. Cioè dipende pure da lei un po', eh. Quindi non vi aspettate sempre miseriella, ste apette maledette, una cosa. Uff, ammazzo, però descrive come batterla mentre la propria batte è più complicato. Oh, guardate come faccio io, come faccio io, va bene. Toh, tie, ti sparo un po' di ste bazzuchelle. Tie. Che le stelle non sembrano, fanno un bel po' di damage. E mo lei rigira, vedi. Ah, quando si incavola spara molto più veloce. Però dovrebbe morire col prossimo colpo. Ecco qua. Non la combattete fuori dalla giungla, perché fuori dalla giungla spawna sempre incavolata, quindi è più difficile da combattere. Ok, l'abbiamo battuta. Io ho altri 20 tentativi di batterla, però per ora non ci sta. Vediamo che ha droppato. Questo non è male. Poi vi spiego cosa fa. Lo mettiamo qui intanto. Ok, questa veramente non è male pure. Ma a noi ci interessano queste qui, le granate. Poi ci ha droppato il trofeo grande a Prigina, top. La maglietta che non ci interessa. E questo qua, B-Wox, perché ci possiamo fare le altre granate. Queste granate sono un'altra cosa che hanno nerfato in questo aggiornamento. Però sono una cosa molto molto buona. E cioè, perché voi ne tirate una e spawna le apette che combattono per voi stavolta. E se avete questo equipaggiato fanno ancora più danno, perché questo aumenta il danno delle api amiche, alleate. E quindi è molto danneggiabile come cosa. Cioè fa un botto di danni in più. E poi ci ha droppato questa qua. Questa è per i maghetti che spara altre api. Però noi non ci abbiamo mana, quindi non la useremo. Volevo l'arco in realtà suo. Forse lo dovrei farmo un po'. Quindi me ne potrei fare un'altra. Forse un'altra B al volo. Non lo so, ci penserò, magari la farmo un po' off camera. Intanto vorrei tornare alla base. Ecco qui. Voilà. E depositiamo tutte ste robe nuove. Vorrei mettere a posto pure l'Onicomb. Lo mettiamo qui in questa. Sì, e pure sta pistolina, che comunque non ci serve per ora. E il trofeo, mettiamo subito questo trofeo. Ok, perfetto. Quindi adesso abbiamo il King Slime, l'occhio di Cthulhu, il vermone e la pona. Rimane come ultimo boss da battere per la pre-hard mod, quindi prima che il gioco diventi cattivo, serio e potente, rimane solo lo scheletone gigantone. Vediamo se vale ancora la casa, sì. Che si combatte qui al dungeon. Qua sta un signorotto, tu ci parli e lui ti mena le mani subito. Però va preparata ancora l'arena, va fatto tutto. E inoltre ho preparato qua un'altra cosa. Questo qua ci servirà per andare sotto all'infernetto. E lo scopriremo nel prossimo episodio, però, perché qua abbiamo fatto la giungla, abbiamo fatto le apette. E nel prossimo episodio andiamo
nel posto sotterraneo a vedere, vi faccio vedere un po' di cose, ve le spiego con calma, tranquillità, senza dover sta a correre perché qua abbiamo già fatto tanto, anche perché ci ho messo tipo, non lo so, l'ho iniziato oggi alle 4, sto io sulle 9 di sera, non mi ricordo quello che ho fatto, aiuto. Però qualcosa l'ho fatta comunque, qualcosa da metterci. Quindi va bene, io vi direi che per questo episodio è tutto, credo, poi se mi sono scordato qualcosa lo dovrò aggiungere in maniera memeriella. Ci vediamo nel prossimo episodio, ciao!